Signori, eccoci qua, ben ritrovati con il Proving Grounds, decima giornata. Abbiamo archiviato quindi il rematch, no, di quella che è stata la finale dello Spring Split Vaz Atleta. Adesso ci concentriamo, caro Dimi, su Desire P11, una partita che può nascondere comunque qualche insidia ai Desire, che sono tra le tre capoliste, ovviamente, che cercano ulteriori conferme, e non bisogna comunque perdere punti nei confronti delle squadre appunto appaiate in classifica, però i P11 sono una di quelle squadre che ti possono fare lo sgambetto in questi casi. Eh sì, e sono lì che seguono ben attenti proprio i P11. Tra l'altro squadra che all'andata aveva messo in grosse difficoltà i Dren Esports, perciò potrebbero aver sicuramente fatto i compiti a casa, potrebbero aver studiato. Mi aspetto molto da questa squadra, perché ormai abbiamo imparato come lavorano i Dren e abbiamo capito che giocano tanto soprattutto nell'early to mid game nei confronti di quel copri in corsia superiore, per poi ovviamente andare a distribuire ed affidare il compito anche a tutti gli altri compagni. Giocare topside contro i P11 non sarà facile, perché Kekko 80 ci è stato dimostrato che è il miglior fino a questo momento weak sider top laner, perciò andare ad impostare troppe attenzioni nei suoi confronti potrebbe non essere la mossa migliore, e questo potrebbe mettere in una situazione più agevole, più semplice da gestire proprio i project IP11, perdonate. Ma arrivati a questo punto, siamo in draft, ci salutano già parecchi campioni, tanta attenzione a quella che è la giungla. Kha'Zix bannato da parte dei Dren, Yuumi a sua volta, dall'altra parte Gwen e Wukong. Assolutamente sì, questi sono i ban. In effetti adesso andremo a vedere i primi pick tra queste due squadre, ovviamente in attesa dell'ultimo ban al lato P11, ma l'hai detto, Kekko e Copper sono due tra i top laner più positivi del torneo, senza girarci troppo attorno, ma sono due top laner molto diversi, e quindi è molto interessante a vedere come andare a vedere che come sarà e come si svolgerà, no, lo scontro nella partita, ovviamente Dren contro P11, non Desire, come avevo detto distrattamente in apertura, ma vedremo. Adesso tocca ai Dren andare a selezionare, manca il Gangplank perché l'hanno bannato loro stessi, ma c'è quel Jace sempre disponibile. Staremo a vedere, Darius mi sorprenderebbe moltissimo, moltissimo. E infatti probabilmente sarà Kalista il pick. Sai, penso che sia più l'over del terrore. No, alla fine arriverà Jace, ok, è open, in mano a Copper, cosa fai, non lo prendi? Ovviamente lo l'abbiamo vai a prendere. Detto. Poteva essere Darius una manovra psicologica per allontanare Kekko da un tank magari, ma sembra che così non sarà, e a questo punto sono curioso di andare a capire come proveranno ad impostare nei confronti di quella corsia superiore ai P11, ma sembrerebbe, dato quell'over, che si punterà più alla corsia centrale in questa prima fase di selezione. Arriva Ziggs, quindi hai un campione che Remaker ci ha già dimostrato di saper giocare molto bene, hai un campione che ha un valido scaling e soprattutto una copertura a livello di range, che è la cosa che più importa, se vogliamo, quando vuoi giocare Ziggs. Potremmo a questo punto aspettarci un'intera draft volta per l'appunto all'avere tanto range nel giostrare i fight proprio dalla lunga distanza. Akshan è un'ulteriore riprova di questo. Assolutamente sì, e ce lo aspettiamo nelle mani di Dreammaker, non lo vediamo nelle mani di Kekko, anzi sappiamo che Kekko comunque si è fatto conoscere, no, al grande pubblico del Proving Grounds anche per il suo Malphite tra i diversi tank che sa andare a gestire, e in effetti Malphite potrebbe essere un ottimo matchup nei confronti di Jace. Andresti a negare un sacco il suo altissimo potenziale da danno fisico. Arriva Kali però probabilmente nelle mani di Diablo a questo punto, e sinceramente è un matchup che non vediamo l'ora di andare a vedere, quello tra Akshan e Akali in corsia centrale, con due giocatori così importanti tra l'altro per entrambe le formazioni, perché non dimentichiamolo, soprattutto nel caso di Dreammaker, prestazioni davvero da capogiro sino a questo punto. Sì, assolutamente, ha giocato fino a questo momento molto bene, sicuramente in una striscia positiva, se vogliamo guardare proprio la corsia centrale, perciò ci aspettiamo molto da lui. Sicuramente ha un ruolo difficile anche da ricoprire per certi versi, over su Malzahar, ma a questo punto ok, questo ha sicuramente più senso. Una menzione d'onore va fatta anche a Lari, perché soprattutto nelle ultime partite sta riuscendo ad impattare davvero tanto il game. L'ultima volta, anzi la penultima, aveva giocato una Miss Fortune favolosa durante i teamfight, riusciva sempre a dire la sua, e sicuramente questo è sinonimo di
una buona preparazione di un'ottima crescita trovata qui dal carry dei P11. Amumu invece farà capolino per l'appunto per i Dren, flessibilità tra giungla e supporto. Sai, sto cercando di rivangare un attimo i miei ricordi, non ricordo se fu proprio Sid uno dei primi a giocare Amumu nei Proving Grounds di questo summer. Andrò a rileggere subito. Io ricordo Crocomux sicuramente sul campione, ma anche Sid mi pare l'abbia giocato. Non saprei dirti chi sia stato il primo a memoria. Però andiamo a concentrarci ora sulla seconda fase di ban. C'è sicuramente l'intenzione di andare a bannare Lucian per i P11, mentre il nostro Dimi, come sempre, ha la risposta a tutte le nostre questioni. E Karma sembra essere il ban invece dei Dren. Non vogliono venire messi troppo in difficoltà da un pick dominante comunque dalla corsia inferiore, dal ruolo di supporto o anche dalla corsia centrale. E qualora quell'Akshan fosse top e il Malphite magari in giungla, ma probabilmente è lecito aspettarsi comunque quello Zix in corsia inferiore e quell'Akshan in corsia centrale con Malphite nelle mani di Checco. A questo punto mancherà Kalista alla corsia inferiore dei Dren, e abbiamo visto ovviamente Taion risplendere più volte su questo campione in particolare. Ma sinceramente c'è molta attenzione ovviamente verso le corsie inferiori, con i P11 che vanno a rimuovere degli AD carry che potrebbero tuttora utilizzare loro. Scelta curiosa questa. Qui è singolare effettivamente questa tipologia di scelta. Vuoi andare probabilmente a mettere la tua composizione in uno status un po' più controllato in qualche modo, o quantomeno togliere campioni molto forti nei confronti di chi potrebbe andare ad affiancare quella Mumu? Avere una Kalista, lo sappiamo già ormai, la sinergia è sicuramente molto valida. Lo stesso Lucian con campioni che hanno alto potenziale di lockdown ovviamente fa capolino, tendenzialmente lo vedi affiancato ad una Nami, ma è comunque un carry che riesce a ricoprire bene le fasi iniziali di partita, perciò non ci stupiscono come ban. Sicuramente molto più pensati e metodici quelli di Dren, che vanno a prendere in mira proprio il supporto Thomas Fate dei P11. La selezione alla fine per il jungler sarà Jin Zhao, lato rosso, e il lato blu sarà un Volibear che proprio nell'ultima patch è stato nerfato e che quindi dovremo goderci ancora per poco, perché sembrerebbe che questa volta Riot lo abbia colpito pesantemente. Io sono contento perché sinceramente iniziava a diventare un po' stantio anche lui, sì. Ecco, e probabilmente è più presente anche di Corki da più tempo, per andare un po' a riprendere il discorso che avevi completato tu proprio al termine della prima draft. Termina anche questa draft proprio con il pick dei P11, ma vedendo prima quello dei Dren, è arrivato Ezreal alla fine nelle mani proprio di Relentless, e continuo ovviamente a confondermi con i Desire Taion. Dren Taion mi continua a restare spalmato in testa, e lasciamo perdere questo punto di vista. Arriva alla fine Rakan nelle mani di Thomas Fate. Questo è un pick da andare a tenere sotto controllo, perché può funzionare davvero molto bene, specie appaiato ai campioni di cui dispongono i P11. È un pick che per R5 conferma le aspettative, diciamo così. È un campione che può fornire molta copertura proprio nei confronti di quella Mumu, perché quando sai di in qualche modo poter intercettare quella che è la benda della Mumu, allo stesso tempo poi puoi sfruttare la tua E, lo scatto scudo da fornire all'alleato per l'appunto riuscire a tornare in zona franca intercettando un controllo pesante. Perciò da questo punto di vista è una lettura che personalmente non disprezzo, e che anzi sono curioso di andare ad analizzare affiancata ad uno Ziggs, perché arriva a questo punto hai un range altissimo da parte di Ezreal che in qualche modo dovevi andare a matchare dalla tua. Hai Ziggs che risponde bene, hai uno Ziggs che può wave clearare in maniera molto efficace, anche più di quello che potrebbe fare Ezreal dalla sua, ma allo stesso tempo in termini di mana soffrirà molto di più fino alla posizione di quella che potrebbe essere o una lacrima della dea o il capitolo perduto, oggetto essenziale per uno Ziggs che vuole rimanere in corsia senza dover effettuare troppi recall. Particolare sarà ovviamente anche il matchup in corsia centrale. Akshan Akali, per quanto Akshan abbia il range della sua, è un bersaglio estremamente fragile, ed è un bersaglio che soprattutto vorrà in qualche modo cercare di giocare una corsia abbastanza safe, abbastanza tranquilla, per poi potersi muovere insieme agli alleati e sfruttare appieno quelle che sono le
proprie passive, le proprie capacità tra invisibilità e potenziale, potenziale capacità di resuscitare un alleato appena caduto durante il fight. Sono tutti strumenti utilissimi per DP11 che a livello di schermaglia raggruppata potrebbero rivelarsi molto più esplosivi dei Dren. Sicuramente sì, dall'altra parte i Dren sicuramente rispondono con grande comfort. Abbiamo visto Jace blind piccato ancora una volta nelle mani di Copre. Staremo a vedere come saprà rispondere anche Checco a questo pick, perché è evidente che avessero in mente comunque una risposta lo staff di P11 e il loro top laner. Però tra il dire e il fare, o meglio tra il selezionare e l'eseguire poi correttamente questa risposta esattamente come l'hai pianificata, spesso c'è di mezzo la landa degli evocatori, per l'appunto, come stiamo per vedere. Ci siamo, signore e signori, Dren contro P11, uno scontro che vuol dire moltissimo per l'una e per l'altra squadra. I Dren vogliono mettere pressione a Desire e Webiduo e vincere quindi la loro ottava partita e su 10. Invece per i P11 c'è bisogno di rimanere attaccati al treno dei playoff, soprattutto considerando che alle 22 gli Outplayed Academy, team che i P11 in questo momento inseguono per quella quarta posizione, vanno a far visita proprio agli Webiduo, e di conseguenza anche quella sarà una partita da seguire. Per il momento guardiamo questa però, signore e signori, perché anche questa promette moltissimo. Fatevi sentire con i vostri hashtag. Dren contro hashtag P11. Dimmi il tuo hashtag, a chi va? Ti dirò, voglio rimanere fedele a questi P11. La draft mi piace, hanno tanto counterplay, hanno un validissimo teamfight, e anche nelle singole fasi di corsia potrebbero riuscire a trovare molto spazio. Sicuramente, come detto, quello che in qualche modo ci rivelerà buona parte del ritmo di partita sarà questa corsia centrale. Ma arrivati a questo punto, prima di magari iniziare ad intavolare anche un discorso su quelli che sono i ritmi di partita e l'andamento delle corsie, sono curioso di sapere anche il tuo hashtag, a chi va, se hai cambiato idea. Devo essere sincero, dimmi, non ho cambiato idea, trovo la composizione dei più 11 tuttavia forse leggermente più difficile da andare a eseguire. Mi aspetto grande esplosività da parte di quella Akali, e i due carry dei più 11 comunque rischiano di doversi esporre troppo forse dal non venir puniti appunto dal pick di Diablo in corsia centrale, e ovviamente dovranno stare anche molto attenti alla combinazione tra Seed e Copre. Tuttavia, resto fedele ai P11 perché si sono dimostrati, a parte nell'ultima giornata in cui hanno raccolto una sconfitta, comunque sempre un team molto ostico da andare ad affrontare. A mio modo di vedere, concentrarsi comunque su dei loro comfort, tra cui ovviamente l'inquadrato action per Dreammaker, potrebbe essere la scelta giusta per andare a sfidare questi Dren che... forse nelle ultime partite, ecco, dovendo trovare un difetto di questo team, potremmo dire che sono un pochettino troppo copro dipendenti, a mio modo di vedere. Sono d'accordo, ed era proprio la lettura che avevamo fatto precedentemente alla selezione di draft. Sembra che i Dren, soprattutto nell'early game, ok, potrebbe interrompersi l'aggressione, ma sì, ha perso davvero tanti HP. Riprendendo il discorso, sembra proprio che questi Dren durante buona parte della fase iniziale centrica di partita puntino tutto su Copre, cerchi di allocare quante più risorse possibili, lo metti in una lane facile da snowballare da parte sua, e dopodiché quando Copre è pressoché affiancato alla full build, allora inizia ad orientarti anche altrove, inizia a guardare gli obiettivi, inizia a guardare effettivamente la mappa, sapendo però che quest'ultimo possa spostarsi per aiutare gli alleati. Una visione che potrebbe essere facilmente letta dagli avversari, che infatti sono proprio in corsia superiore in questo momento. Potrebbe esserci un 2v2, Tecoteco cerca di farsi in avanti, molto minaccioso quel Volibear. Anche per un campione come Xin Zhao, alla fine... deve accontentarsi in questo momento Tecoteco, che va al recall anche anticipandolo nei confronti del diretto avversario, e quindi avrà una mano di vantaggio in quel fiume inferiore. Per il secondo Giorgio della partita potremmo vedere un nuovo start da doppio Giorgio, per l'appunto, per uno dei due jungler, con l'altro che resterebbe attualmente totalmente a secco. E ovviamente per Exos questa non è una situazione che
sei troppo disposto ad andare a vivere nell'early game. Xin Zhao è un campione che ripone anche in questi momenti di partita grossa parte del proprio valore, e quindi mi piacerebbe vederlo un pochettino più avvantaggiato in termini di risorse. Non è questo il caso, perché ecco, si è già pappato il secondo Giorgio, e Exos in invasione troverà poco, troverà comunque dei lama vecchi che per il momento Teco Teco ha ignorato, se così vogliamo, ma diciamo che il Giorgio è molto importante. Intanto si combatte comunque in corsia centrale con Dreammaker, che trova dell'arras. Diablo costretto ad utilizzare la propria cortina fumogena, e quelli sono cooldown comunque importanti che si fanno sentire per Akali, soprattutto nelle prime fasi di partita, fasi in cui Akshan può andare ad abusare molto l'assassina da Ionia. Assolutamente, nel matchup melee contro ranged, i primi minuti, quelli dove mancano gli oggetti, quelli dove gli assassini tendenzialmente trovano pochi successi, sono quelli che vuoi sfruttare a tuo favore. Perciò da questo punto di vista ci aspettiamo nella maniera più assoluta possibile che Akshan voglia trovare tanto dalla sua e riuscire ad infastidire per quanto possibile proprio quella Kali. Akali che si fa forte di teletrasporto, mentre dall'altra parte Dreammaker forzato per certi versi allo sfinimento, per provare in quanto possibile a rallentare le aggressioni di Akali e soprattutto a limitarne il DPS durante la schermaglia. Viene chiamata la pausa, a questo punto problemi tecnici che verranno risolti, si spera, tempestivamente, e approfitto di questo momento di quiete per andare a fare chiarezza su quello che era stato il pick di Amumu. Era stato giocato nel primo game dagli Angry Birds, quindi ormai precursori, se vogliamo, di scelte diverse, e successivamente dai Draen Esports, ma nel ruolo di giungla, quindi Teco Teco aveva manovrato Amumu e non Seed. Ecco perché avevamo il dubbio, avevamo ragione in parte a vederlo proprio in questa squadra. Sì, in effetti, questo dà anche ragione, no, a quello che avevamo detto in fase di draft. Amumu è pur sempre un jungler, ed è un jungler che è selezionabile anche in competitivo, e ce l'ha dimostrato in effetti Teco Teco con la sua partita, appunto per questi Draen che sono in un lieve vantaggio monetario quando siamo al sesto minuto circa di partita, circa 500 i gold di vantaggio, e Teco Teco l'abbiamo visto comunque già presentarsi un paio di volte in corsia superiore, anche tuttora in questo momento mentre la partita è in ghiaccio, possiamo dire, e non perché è già decisa per l'uno per l'altra squadra, ma perché è stata congelata nel suo svolgimento. Strano che il ghiaccio su League of Legends abbia tinte seppie, in effetti, dimmi, questa è qualcosa su cui dovremmo approfondire probabilmente le nostre conoscenze. Ma appunto, un Teco Teco che porta molta jungle proximity alla corsia superiore, a quel copro, un copro che vuole sfruttare molto la presenza del proprio jungler per prendere vantaggio anche in una corsia molto difficile da andare ad abusare, anzi, probabilmente la più difficile da abusare in assoluto per un campione come Jayce. Per questo motivo lo vediamo selezionato da un giocatore come Checco 80, lo ricordiamo, non 80, Checco 80, ci tiene alla sua internazionalità, il top laner dei P11. Checco 80, appunto, ancora quando lo chiamavamo 80, no? Era già famoso per il suo malfight, e non solo in Italia, quindi è una bella sfida, una sfida che promette davvero tanto in quella corsia superiore, così come nel resto della mappa, perché sinceramente i miei riflettori sono sempre puntati sull'action di Dreammaker quando vedo selezioni aggressive di questo tipo da parte di un giocatore che con il campione, tra l'altro, se non mi ricordo male, ha colto anche una quadra kill nel corso di questo Proving Grounds. Non c'è modo per me di distogliere, insomma, le mie attenzioni da campioni di questo tipo, dimmi. Nuovo incontro tra i due jungler in corsia superiore, arriva la carica inarrestabile, copre costretto al flash, allontanerà anche che con tutto questo, mentre Teco Teco combatte con Exos proprio su quel fiume, si butta dentro copro molto basso, errore madornale da parte sua, ma attenzione Teco Teco alla fine, che così salva almeno per il momento, riesce a flashare fuori e guadagna tempo Exos in avanti, alla fine double kill per Xin Zhao. Ottimo, no, perché sta salendo anche Diablo, scusami dimmi, ma Diablo vuole chiudere l'uccisione a sua volta, i danni di Exos, vediamo se questi riuscirà ad avere vita salva, la risposta è no, ma attenzione perché lo stesso Dreammaker fa capolino in questa corsa superiore, probabilmente
cercherà di fissare la wave. Invece no, va aggressivo anche col rampino. Vediamo se arriverà la vendetta inesorabile. Potrebbe venire canalizzata quella suprema da parte di Dreammaker. Ultimo attacco, eccola che arriva! Dreammaker! Solo volo per lui. Che bello qui il fight da parte di Dreammaker, che porta a casa l'uccisione Draenei di Diablo. Ovviamente piccolo vantaggio, se vogliamo, per il midlaner dei Draen, che dalla sua ha ottenuto uno shutdown per la casa l'uccisione nei confronti di Exos. Fight però magistrale qui da parte dei P11, che sin ovviamente dalla prima schermaglia in corsi superiori sono riusciti a muovere molto bene. Peccato per la caduta di Checco, ovviamente l'essere, anzi la possibilità in qualche modo, qualora fosse riuscito a non morire, avrebbe in qualche modo riportato in pari in termini di farm lo squilibrio che in questo momento sta vivendo proprio in quella corsa superiore. Purtroppo si dovrà contentare di quanto trovato fino a questo momento, stabilmente però ancorato a quella che è tutta l'armatura che sino a questo punto di partita è riuscito a mettere in saccoccia dalla sua. Placature d'acciaio già presenti in quell'inventario, ulteriore armor che continuerà a far capolino in quello che sono ovviamente gli slot disponibili per gli oggetti. Un malfight però a mio avviso un po' sfortunato. È comodo per il matchup contro Jace, si comporta molto bene anche contro Ezreal e in generale le volontà di quel team in termini di teamfight, ma c'è tanto potere magico per i Draen eSport, perciò malfight forse non è il miglior tank in qualche modo da selezionare in questi casi. Ma comunque livello di selezione molto alto in draft e dovevi però dare una risposta a quel Jace, una risposta che potesse funzionare anche in corsia. Chi l'ha trovato il messaggero qui? Alla fine l'ha preso Teco Teco, che però ha pagato carissima la conquista di questo obiettivo neutrale con una morte per l'appunto. Diablo non riuscirà a schivare quell'ingresso ottimo da parte di Thomas Fate, kill in questo caso proprio perché Coeti. Ottimo, quindi riuscire ad ottenere qualche risorsa, saranno tutte ovviamente risorse investite sull'armatura per gestire ancora meglio quel matchup. Ovviamente tutta la priorità in corsa superiore permette ad Exos anche di ottenere i campi avversari, che vuol dire che si potrà rimettere in pari, anzi avere un CS simbolico in più rispetto alla controparte, e questi sono tanti piccoli successi fino a questo momento trovati da parte dei P11, che purtroppo, infelici ovviamente dell'aver dovuto in qualche modo lasciare il messaggero dell'anno dagli avversari, si riporteranno dalla loro in status di felicità grazie a tutte le uccisioni trovate fino a questo momento. Nel frattempo Lari libero di accedere, di premere su questa struttura, grazie a questa bomba si riposizionerà. Siamo davvero vicini alla caduta del primo mattone, sembra che non vorrà forzare ma cercherà il recall da parte sua. Già un ottimo status di itemizzazione, capitolo perduto presente, grazie al recall si arricchirà ulteriormente andando a chiudere verosimilmente, ad avvicinarsi alla chiusura del primo oggetto mito. Sì, adesso staremo a vedere chi sarà in effetti il primo oggetto mitico. Qui deve stare attento però Copro, viene rallentato dalla rotella. Exos non OK, arriva anche Thomas Fate, nuova kill perché Coeti. Diciamo che se parlavamo comunque, no, della bellezza di questo matchup uno contro uno, per il momento di uno contro uno ne abbiamo visto veramente poco. Erano in tre top per fare il secco coppio in questo caso i Pumas. Questo è di per sé quello che devi fare per l'appunto per matchare Copro, perché l'abbiamo detto, l'intenzione di Draen, il modo in cui vogliono giocare le fasi iniziali è dedicare ed investire tantissimo proprio sul top laner, andare a frenare questa possibilità, limitarla su un campione che tra l'altro è da early game. Jace è una vittoria enorme per i B11, che vanno ovviamente a mettere in una posizione comoda quel malfight, ma allo stesso tempo quello che fino a questo momento ne sta beneficiando di più è proprio Exos, che dall'alto guarda i propri alleati ormai in posizione di vanto, con la succhia sangue nel suo inventario, potrà davvero impattare in maniera fenomenale l'arrivo ormai a livello di minutaggio su quello che sarà il mid game, fase centrale di partita, importantissimo per ambo le parti, proprio perché sostanzialmente ambo i team vanno a sfruttare a livello tempistico proprio quegli spike, perciò chi arriverà primo avrà l'onore, per certi versi anche il compito, di dettare il ritmo di partita a un minuto dal drago infernale. Questa volta non avremo questo elemento nella landa, ma ancora tanti quelli che potrebbero far capolino, e un drago della montagna per quel malfight potrebbe essere un sogno idilliaco.
Già, assolutamente. Per Malphite vorrebbe dire molto, ma anche altri membri dei P11, diciamo così, potrebbero comunque sfruttarlo a dovere. Copr ancora una volta colto fuori posizione. Exos prova la quarta della sua partita. Checco con il rallentamento, con la carica inarrestabile. Teco teco, fatto secco, double kill per Exos. Exos, stai sereno, diceva Checco 18 in qualche intervista fa. E direi che è molto sereno questo Xin Zhao in questa partita. Direi che si sono accordati da questo punto di vista. Hanno detto veniamoci incontro, così possiamo stare tranquilli entrambi. E sembrerebbe proprio che fino a questo momento sarà così. Un altro piccolo furto nella giungla avversaria, un recall sia per la corsia inferiore che per proprio il jungler, in cerca di ovviamente risorse a livello di visione e arricchimento di inventario per cercare accesso a quello che sarà proprio il drago infernale teletrasporto qui canalizzato da parte di Lari, che beneficerà ovviamente dell'essere presente con le barre di HP del mana piene, soprattutto nei confronti di un Seed e di un Relentless che, non avendo effettuato il recall, potrebbero soffrire e patire, soprattutto cedere proprio l'obiettivo che abbiamo detto essere il più importante in questo momento esatto di partita. Tutti i P11 sono qui presenti, fatta eccezione per Checco, che comunque ha il teletrasporto, cosa che Copr dalla sua non ha. Sì, c'è il teletrasporto a disposizione per Checco, in effetti P11 che a questo punto troveranno un drago anche gratuitamente, anche in virtù appunto del vantaggio strategico di cui godono in questo momento. Dreammaker ho trovato la prima torre in corsia inferiore, anzi l'ho trovata qualche istante fa. Comunque la squadra che si trova al lato rosso di questa mappa, in questa partita, e attenzione perché dovesse partire anche lo snowball strutturale per i P11. Sappiamo che Zix in particolare è uno dei campioni che prima fa, no, a prendere le strutture avversarie, di solito ditta demolitrice di Bendel è Tristana. Sì, diciamo che Zix le fa molto volentieri compagnia nel demolire le torri, per l'appunto. Riesce a farlo molto bene, proprio grazie alla propria W, il dispositivo detonante, e va a garantire ottima pressione strutturale. È un shutdown, se così si potrebbe definirlo, proprio ai danni della barra di quelle torri che spesso e volentieri, quando ancora comunque dalla loro un po' di punti vita lo hanno, si vedono demolite in fretta. Oh, sì, parte il fight. Seed con la maledizione della mummia triste, Teco Teco non cappato più e più volte, però è dell'aria a trovare l'uccisione. Occhio perché Seed reingaggia, ma probabilmente non è stata la scelta migliore. Ha cercato sicuramente di limitare i danni, ma non ha potuto evitare la propria morte. Due uccisioni rapide ancora una volta per i P11 sulla luna in questo momento, con oltre 5.000 unità d'oro di vantaggio. Crediranno quella torre in corsa centrale, ma occhio perché c'è Copr, c'è anche Diablo, entrambi dal fianco. Diablo con il flash aggressivo, vediamo l'esecuzione perfetta in atto, ma alla fine è costretto ad andare indietro. Diablo, manca qualcosa a questi Drain. Nei P11 non hanno intenzione di fermarsi, e Dreammaker non ha intenzione di non cercare l'assassino. E danni di Copr che lo spinge indietro. Vediamo che arriva Checco! Flash suprema su due avversari e trova la kill anche lo stesso Dreammaker. Sono caduti i solo laner dei Drain per mano dei solo laner dei Vaz. Cade anche la torre in corsia superiore centrale, pardon, la trova Lari con il suo Zix. 2-12 e quasi 7k per i P11. Ho capito indovinare le prediction, ma questa non ce l'aspettavamo, non così, dimmi. Non con questo livello di gioco, è pazzesco, davvero. Proviamo a fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo. Insane i danni davvero dei P11 che durante l'apertura di quel fight, da parte di Dren, che tra l'altro era iniziato molto bene, si ritrovano semplicemente esplosi in pochissimi istanti, e il non poter, a quanto pare, riempire per certi versi di responsabilità Copr sembra essere la soluzione migliore quando vuoi affrontare proprio questa squadra. In questo momento solo l'Eclissi non permette a Jace di poterti infettare, di poter impensierire
praticamente nessuno, nemmeno il carry, nemmeno un campione fragile come Akshan. E in quel contesto l'abbiamo visto, non è caduto, ben anzi è riuscito a portare a casa l'uccisione, ovviamente aiutato anche da quello che è stato Checco 80, che con Flash Suprema semplicemente è stato a dir poco fenomenale. Continua ad incrementarsi il livello di armatura per quel Malphite, e lo vediamo proprio in questo momento. Teme ben poco e nel frattempo riesce a prendere tantissimo tempo per la propria squadra. Solo Diablo a difendere la corsia superiore. Dren, cosa fate in corsia centrale? Cercano di tradare cross map, è una scelta che posso comprendere, utilizzata carica satchel da parte di Lari e teletrasporto di conseguenza per andare a dare manforte proprio a Checco 80. Trovano un'altra kill, l'ennesima della loro partita P11. Lari teletrasporta a prendere l'incombenza dell'uccisione. Dreammaker in profondità con il rampino, arriva wow. Thomas Fate che la chiude con un ottimo ingresso, entrata trionfale di nome. Di fatto alla fine Sid riuscirà a salvarsi perché è abbastanza tankoso, ma Copr 0-5, diciamo che avevano la risposta al Jace dei Dren, i ragazzi dei P11. Onore a loro, onore al coaching staff. Ezio Sante ucciso Diablo in 1v1 corsia superiore. Certo. E come se non bastasse, giustamente avevi bisogno di qualcosa in più, perché fino a questo momento non ne avevi abbastanza. Wow, P11. Wow. E diventerà sempre più difficile per i Dren riuscire ad impensierirli, perché come dicevamo, provando ad essere un po' più tecnici a livello di lasso temporale dove queste composizioni riescono a trovare più successo, è proprio la fase centrica di partita. Quando due composizioni così simili sono allo stesso tempo così impari dal punto di vista di oggetti e ovviamente di deposito monetario, diventa molto più difficile cercare un recupero, cercare una risposta, soprattutto quando iniziano ad arrivare strumenti così essenziali e comodi come quella che potrebbe essere la danza della morte per quello Jin Zhao, che si può buttare in mischia, grazie alla succhia sangue, riuscire a rinvigorire la propria barra degli HP e in qualche modo, una volta trovato il reset, può decidere se continuare per l'appunto andando a dissipare il danno avversario o se riportarsi in zona franca, facendosi forte ovviamente anche della coriacità di Checco e di tutto il DPS che fino a questo momento i P11 possono dalla loro andare ad impostare, possono andare a trovare davvero tantissimi strumenti per salvaguardare le proprie possibilità, le proprie anche i propri shutdown, che ormai iniziano a esserci sulle teste tutte quelle taglie. Lo stesso Akshan, lo vediamo, si fa forte di una mangia magia, il miglior oggetto in questo contesto contro Volibear e Akali, che ovviamente fanno danno magico e quindi devi rispettare per quanto tu vantaggio abbia dalla tua. 8000 unità, i Dren hanno comunque riassicchiliato, se vogliamo, lo svantaggio, ma cadrà la TPO. Se non ha paura di farsi in avanti Sid, vediamo, perché arriva su di lui proprio la vendetta inesorabile, ma c'è il flank in seguito al teletrasporto da parte di Diablo, subito exhaust automatico. Pardon, sono stati così belli che non sono riuscito a trovare le parole in tempo. I P11, concatenazione di controlli perfetta e kill ai danni di Diablo, sesta morte se non ho visto male per il mid laner dei Dren. Prestazione da dimenticare per molti di loro, tra cui proprio Diablo e lo stesso Copr. Davvero P11 che non hanno lasciato il minimo spazio, la minima apertura a questi Dren. No, e vederli così in forma fa sorridere, ma fa allo stesso tempo anche ben sperare in termini proprio di classifica. Vedere i quinti giocare così bene contro i primi della classe è qualcosa di stupendo, soprattutto quando ti ritrovi alla decima giornata, quando in qualche modo pensi di poter prevedere, preventivare quello che ti potresti aspettare, e invece il risultato è così diverso. Anche qui ancora una volta Copr rischia, questa volta riuscirà a salvarsi, ma wow, P11 riescono a muoversi tanto bene su questa mappa. L'obiettivo a questo punto potrebbe essere l'anima, ma lo stesso Barone Nashor fa così tanta gola, potrebbe permettere a soli 21 minuti di cercare già anche una chiusura, perché di torre a difendere la base avversaria ormai ce ne sono ben poche. Già, e sicuramente P11 che non solo hanno già trovato tante torri, ma ne trovano anche molto in fretta, come in fretta cerca Teco Teco l'uccisione proprio ai danni del diretto avversario. Peccato che per quel Volibear ci sia una montagna letteralmente a difendere comunque
il suo alleato e azione che sfuma semplicemente con il recall forse di Exos. Exos che forse vuole però rimanere in zona, cercare di dare man forte, lo stesso che in caso di azione comunque abbastanza sconsiderata sarebbe da parte dei Dren, che puliscono l'ondata. Vediamo che cercano di assediare a questo punto, ma Relentless viene colto da Dreammaker. Vendetta inesorabile! Dreammaker, quarta della sua partita, e fatto secco la di carry dei Dren. Possono insistere i P11 su quel barone Nashor. C'è visione, ma non so quanto realmente importi a questi P11. Penso ben poco, adesso anche il teletrasporto da parte di Checco per riunirsi ai propri compagni. Senza la suprema di quel Volibear, dubito che si potrà presentare, lanciare nella pit del barone. È davvero difficile qui provare per i Dren a contestare l'obiettivo. Gli smite sono up, Teco Teco manca ancora qualche secondo. Sembra che si siano allontanati un attimo però i P11, potrebbero aver perso il momento perfetto per tirare giù l'obiettivo. Io credo vogliono spottare Teco Teco, io credo siano preoccupatissimi da quel Volibear, che è vero non ha la suprema, anche se gli sta per tornare, ha comunque a disposizione quel flash. Comunque un avversario che devi andare a rispettare. Sfuma l'azione per i P11, che nonostante l'enorme vantaggio di cui dispongono, da qualche minuto ormai stentano un pochino a trovare l'accelerazione definitiva, anche se sicuramente potrebbe arrivare per loro appunto questa accelerazione con il drago in arrivo sulla mappa tra 20 secondi. Il drago che significherebbe anima per loro, ma Checco parte! Checco ha un'idea diversa, Checco vuole killare in top e così come Exos cercano di chiudere l'uccisione, vendetta inesorabile, kill che arriva nelle tasche di Akshan di Dreammaker, seconda kill del fight ma ottava della partita per Exos che sta dominando e killa la stessa Akali. Adesso in fuga, gambe levate il resto dei Dren. Questo sarà barone per i più 11. Con Teco Teco che è in zona, ha suprema, ha smite. Vabbè, forse di contestarlo, ma Thomas Fate anche egli ha un'idea assolutamente diversa. E Dreammaker su Teco Teco cercherà di mettere fine alla vita di questo Volibear. Grandi guarigioni, ma il Baron cade in questo momento, viene intascato dai P11. Dreammaker contro Teco Teco, parte la sfida. Vediamo che i danni di Teco Teco sono comunque enormi, guarda quanto è davvero sciocco Volibear come campione, perché le guarigioni, gli scudi e la tankiness erano davvero eccezionali, nonostante sia 1-5 adesso 1-6 al termine di questa tiritera. Comunque è Baron per i P11. È ottimo, la Baron Power Play avvicina sempre più i P11 a quelle 10.000 virtuali unità d'oro di vantaggio. L'inventario di questi giocatori è particolarmente ricco, mangiano già fa capolino anche nelle tasche di Jin Zhao. Uccisore di Kraken finalmente trovato il mitico da parte di Lakshan, lo stesso Ziggs anche inizia a guardare più lontano, sguardo volto verso l'orizzonte per effettuare un gioco di parole, per andare ad incrementare il danno dalla lunga gittata. Uno screen sulla P particolarmente efficace, se vogliamo, proprio su maghi dalla lunga gittata. Bomba che colpisce Teco Teco, il quale non ha ancora resistenze magiche se non fosse quella singola K antimagia, e lo vediamo, riesce a fare parecchio male. P11 adesso riuscire a premere sulle strutture sarà sicuramente più semplice che in passato, e la stessa W di quello Ziggs permetterà in qualche modo di tirare giù torri come se non ci fosse un domani. Dreammaker da solo però contro 4. Però ha gli strumenti per essere sufficientemente elusivo. Vediamo che arriva anche la mega bomba infernale. Guarda i danni, Relentless è in fin di vita, zonato dalla sua stessa base. I P11 possono continuare a pushare, c'è la carica satchel disponibile. Vediamo se Lari riuscirà a trovare il DPS sull'unica torre restante all'interno della base dei Dren. Diablo flash verso la sua base di avere vita salva. Checco body bloccato dal minion, non ci posso credere. Carica in area stabile a vuoto, Lari trova la kill, è vero. Exos in mezzo a quattro avversari, ma attenzione a Lari e Thomas che sono sotto le grinfie di Teco Teco e di Diablo, ed è invece Exos ancora una volta a chiudere la kill proprio su Diablo. A questo punto per Teco Teco c'è comunque la volontà, ma mancano i danni per trovare la kill su Lari. Lari che cercherà di portarsi in base con il recall potenziato dal Nashor, si porta nuovamente nella base avversaria con il teletrasporto, chiude con la carrepicina per i P11. Performance iper dominante contro una delle capoliste, la chiudono qui, la chiudono al 27esimo, ed è vittoria per loro contro i Dren. Che vittoria, con
14.000 unità di vantaggio a 26 minuti. Non sembrava essere un game da durability patch. Non sembrava essere un game post cambiamenti. Qui davvero di esplosioni ne abbiamo viste non solo da parte di Ziggs. Bravissimi, davvero, su ogni singolo punto di vista. Il laning phase è stata vinta da ogni singola lane. Il macro game, in termini di obiettivi, ovviamente, come detto, grazie a tutte le risorse trovate, è stato di semplice lettura e sicuramente migliore rispetto a quello dei Draenei, che purtroppo dovevano cercare di inseguire gli avversari. Non era semplice. Copro ci ha provato, ti dirò, ho temuto il peggio ad un certo punto quando l'ho visto prendere la torre in corsia superiore, era vicinissimo all'inibitore, ma avendo forzato per l'appunto il top laner della squadra avversaria a recollare, a tornare ovviamente a supportare i propri alleati, l'acquisizione della base avversaria è stata semplice. La stessa caduta di Checco mi aveva un po' impaurito durante l'ultimo fight, ma Exos aveva così tante risorse dalla sua, aveva così tanto vantaggio che nessuno poteva provare ad arrestarlo durante proprio quel fight. La carneficina finale ovviamente ha permesso a questa squadra di vincere. P11 sono cresciuti tanto, mi stupisce, ti dirò la verità, averli visto perdere nella scorsa giornata contro quegli Angry Bats, ma se mantengono questo ritmo possono impensierire anche le B. Abbiamo quindi l'intervista per questi P11 che trovano un altro scalpo assolutamente importante. Abbiamo Exos qui con noi. Hello Exos, and welcome to this interview desk, and congratulations for this win, absolutely phenomenal by yours. I cannot hear you. Can you speak up, can please? Hear me? Yes, yes, now? I can. Yeah, okay. Yeah. No, I said thank you. Sta bene sicuramente, bella vittoria. Ok, so first of all, can you tell me the emotions during this game? Because you just won against one of the top teams in these proving grounds. Ok, let me rephrase it once again. You just stomped one of the best team, best teams in these proving grounds. So how does it feel? I feel extra good because I think the first game we played against them a few weeks back, we also kind of stomped them, but we really threw the game with the open access. So this game we came in really hungry to win this one, because we're not going to let them steal another win from us, because we know we're the better team against them, and we proved it twice in my opinion. But this game, we had to just do it extra, we had to just stomp them. There was no other solution for us, I think. Sì, assolutamente, l'emozione è grande, c'era fame, no, di andare a vincere contro questi Draen, dopo che anche in realtà nella partita d'andata erano riusciti a stompare, salvo poi trovare alla fine sicuramente il sapore della vendetta, no? È comunque dolce per questi Draen, c'è stata comunque un'ottima attitude all'interno di questa partita, e quindi i P11 sapevano di essere il miglior team, lo sapevano già dalla partita d'andata, a prescindere dal risultato, e oggi sicuramente l'hanno dimostrato. Ok, Exos, I have a personal question for you, because in the previous weeks we had your top laner, Checco 80, here at the interview desk. He said something about you in particular. He said basically that you need to chill a little bit during games. Are you that kind of guy that is always very passionate about the game? And do you feel this is something that you could maybe improve? Or it's just a part of your personality? Yeah, I think when we go behind, I need to be able to just chill out a bit more. Not necessarily force bad stuff, but just, like, you know, be smart about it and be smart. For example, in this game as well, I think I wasn't really chill, but it was the good kind of busy, so... but he has a point, yeah. He has a point. I'm working, but the thing is going better, so... Sì, ha qualche motivo, no? Ha i suoi motivi, che cosa di dire. È qualcosa di questo tipo. Comunque all'interno di questa partita sicuramente è stato abbastanza tranquillo, anche in virtù ovviamente di quello che era il vantaggio soprattutto nelle sue spalle, però in generale sta dicendo di... P11
piano piano di riuscire a migliorare un pochettino questo suo lato del carattere. La mia domanda era proprio in riferimento a un'intervista precedente di Checco Eiti, che appunto aveva detto che Exos aveva bisogno di tranquillizzarsi un pochettino all'interno delle partite. Ok, last question, and it's not properly a question, it's an open mic section of our interview for you. If is there something you want to say in particular about your team or about maybe your opponents, the scene is yours. Well, I think I was told to say that they should take Jace more often into Keiko, but Keiko wants to play Tahm Kench, and then I just really stopped her. Yeah, I think the record we have, like 5-5, is not really what the record we should have. I think we're way stronger than this, and we're going to fight for playoffs. And the Dren, Forza Napoli. Ok, Forza Napoli, of course, is one of the main things you guys say in the interviews. So thank you very much, Exos, for coming to this interview. And we wish you, of course, good luck for the last few games of this regular season. We hope to see you again, of course, in the playoffs. Thank you and see you soon. No problem. Bye-bye. Eccoci qua, quindi, dimmi. Ci siamo e ovviamente approfitterò di questo lasso di tempo prima di chiamare la pausa per complimentarmi ancora con questi P11 in perenne ascesa, in perenne crescita anche davvero, rispetto a quelli che sono stati i primi game di questo Summer Split. Da dire che ogni singolo elemento di questa squadra è migliorato, lo stesso Exos che all'inizio sembrava non trovare abbastanza spazio, lo abbiamo visto oggi sostanzialmente dominare sotto ogni singolo punto di vista, e se questa squadra durante questa giornata è riuscita a vincere, sicuramente buona parte dei meriti va proprio al jungler che insieme a Checco Eiti è riuscito davvero a trovare tantissimo successo in quella corsia superiore, annullando Copr in maniera abbastanza pesante, se vogliamo, in questa giornata. Potrebbero aver trovato il tallone d'Achille, qualcuno l'aveva già detto, che giocavano troppo nei confronti di quel top laner, e oggi potrebbe essere arrivata un'ulteriore riprova di che questa lettura, se non altro, per queste squadre stia iniziando a diventare anche proprio la base della strategia per portare a casa il punticino. Già, sicuramente sì, e in effetti gli 11 che sono sembrati il team migliore non solo dal punto di vista micro e macro, ma anche dal punto di vista della preparazione, mi sembra proprio che avessero in mente questi 5 pick già da prima, e non dico a prescindere dalla composizione che avrebbero poi selezionato i Dren, ma comunque sembrava che questo fosse il piano, no, per andare a batterli, ed è un piano che ha assolutamente funzionato. Abbiamo sentito anche Exos, no, dire che il lavoro da parte loro sta pagando, che stanno migliorando molto, che si sentono comunque un team molto forte, addirittura più forte dei Dren. Per performance come oggi ci aspetteremo sicuramente una loro presenza nei playoff, ma per questo bisognerà aspettare un po' anche per la prossima partita, ma solo qualche minuto, perché tra pochissimo torniamo con Desire Login. State qui con noi.